Bene, siamo tornati nel Luna Park di Cuphead, dove avevamo in ballo tre livelli. Abbiamo già visto tutti e tre i livelli. Qui c'è la tizia che ci lancia i dolci. Qui c'è il genio della lampada e noi facciamo l'aeroplanino. E infine il clown sul carrello della montagna russa, insomma. Avevo provato tutti e tre i livelli per vedere com'erano, ma senza portarli a termine, visto che l'altra puntata è stata dedicata a finire l'isola precedente, in cui abbiamo fatto, mi sembra, quattro livelli. Piacerebbe andare avanti con questo ritmo, ma non è detto, anche perché il gioco penso si farà via via più complicato. E niente, cominciamo da che cosa però? Non lo so. Non lo so, possiamo cominciare secondo me dall'aeroplanino. Il laghetto vicino al pagliaccio ci siamo stati, sì. Abbiamo visto che ci dice quante volte sono morto. E sono tante, sono davvero tante. Diciamo che non mi sto preoccupando del numero di morti, anzi, talvolta ho... Anzi, c'è stato un livello che ho restartato più e più volte, quindi penso che anche quello conti. E non so se vi ricordate, volevo fare le cose come dicevo io, quindi abbiamo sfanculato tutto il counter ormai. Non credo potrà fare testo. A saperlo magari ci avrei fatto più attenzione, però vabbè. Io comincerei da Fanfaroni d'Egitto. Ma se lo faccio easy, cosa cambia? Dovrei provare a fare una roba easy per vedere effettivamente la differenza qual è. Allora, ragazzi, qua bisogna cominciare. Io ve lo dico, non aspettatevi che io sia subito in grado di partire a bomba, carico, perché non sono carico per niente. Ho bisogno un attimo di concentrarmi e anche di rivedermi i comandi con calma. Tipo, che ho fatto? Ho cambiato l'arma con questo tasto. Non mi ricordo una sega. Ve lo dico, non mi ricordo una sega di niente. Questo lanciava le bombe, no? Ok. Che cosa sta succedendo? Cosa sono sti gatti? Aspetta un attimo. Ma riesco a farlo il Perry? Sapete che mi sa che sbagliavo tasto con l'aeroplano? A me che abbiamo fatto solo un livello con l'aeroplano. Perché ci sono due tasti che si confondevano. Però lo posso fare il Perry. Ok. Va bene, ragazzi, dovete darmi un attimo di tempo per riprendere confidenza con i comandi, perché, come state vedendo, ci vuole un attimo. Eh sì, quindi se posso perriare i cosi, è top. Perché ci carichiamo i colpi speciali, che poi sparo con... Boh, cos'era? Triangolo, abbiamo detto? Sì. Ballo del godo, allora. È un discreto ballo del godo, questo. No, ma l'altra volta non è che non funzionava. Mi sa che sbagliavo tasto a sto punto. Ora, non è che mi ricordo, ma potrebbe essere che sbagliavo tasto. Questa parte del livello è bella bastarda, però, eh. Vabbè. Cioè, ok, fino a lì vieni, ho capito. Va bene, va bene. Dai, ci siamo, teoricamente ci siamo ora. Ma quello non era parriabile? Scusami, Era rosa? C'era il gioiello rosa, non potevo fargli il Perry? Mi ha trollato. Ho sbagliato tasto. Iniziamo male. Questa cosa qui non mi fa danno, ok.
Questo sicuramente mi fa danno, sto manco a chiederlo. Il fatto che mi incastrino alcune volte mi dà molto fastidio, però. Bisogna portarsi avanti qua. Ma non vedo una sega, ci sono le piante. Ma dai. Finito? Ok. Sì, però ho solamente una vita ora. Non credo di aver colpito il nemico giusto, vero? Ehi, Zaragon, grazie per la sub regalata. Aspetta che non riesco a leggere adesso. È una situazione un po' delicata. Ok, terza fase fatta. Però ho sempre una vita sola, quindi non credo andremo lontano. Sotto VC, benvenuto. Grazie, Zaragon. Devo sparare alla lampada? No? Che devo fare? Vabbè, dai, però, Però, vedi anche un po' di andare a cagare a un certo punto. Niente. La tua vita è appesa a un filo, bamboccio. Pure, vengo pure insultato. Non ho parole. Allora, per fare sto livello bisogna, ovviamente, sforzarsi di non prendere danno all'inizio. Ok, questo lo posso perdiare, però. Però siamo già mezzi morti, quindi... Adios. Lo start migliore sono i gattini, secondo me. Mi sembra più gestibile. Cioè, possono fare dei giri un po' infami. Però... Ho preso comunque danno. Sì. Bello. Ho preso comunque danno, e vabbè. È comunque secondo me lo start più interessante. Devo solo impararlo. Anche questa roba qui non è così difficile. Ovviamente lo dico appena ho preso danno, ma si fa. Ok, qui dovrei avergli fatto del gran danno. Mentre questi maledetti fantasmi non hanno il parry, mi sa. Vai. Questa volta, ragazzi, sarà quello decisivo. Andremo fino all'ultima fase. Vedrete, vedrete, fidatevi, trastate. La prima tolta subito senza prendere danno. Ora vediamo di fare i bravi sulla seconda. Ok, sono andato troppo sotto al pilastro. E vabbè, niente. Non l'ho mandato tutto a fanculo subito. Allora, avrei il colpo, quello super special, vabbè, però lo volevo tenere per la fase dopo, quindi se riusciamo ce lo teniamo per Pinocchio, per il burattino. Ottimo. Beh, ho capito, ma è arrivato da fuori lo schermo questo, ma che vuol dire? Ma possiamo iniziare a fare ste robe? Cioè, mi ha attaccato arrivando dalle spalle, ma che vuol dire? Non ci sta per niente sta cosa. Ma anche meno, cioè, basta, va bene. Il primo... No, è random. Non è che il primo è in basso. Va random, apparentemente.
Ma come fai a prendere il pilastro mentre devi passare? Sono proprio storto. Ancora, vabbè, niente. È andata così. Cioè, che errori stupidi sto facendo. No, beccatelo tutto in faccia. Solo a me si incrociano gli occhi. No, no, guarda, il problema è che si incrociano gli occhi anche a me. E quello è il fatto. Ci sono davvero tante cose a schermo che avvengono, quindi... è quello il grosso problema. Ok, basta. Bisogna iniziare a fare i seri e non prendere danni in maniera stupida. Via subito. Non perdiamo tempo. Non perdiamo assolutamente tempo. Non mi fai fare il Perry. Va bene. Sei stronzo. Ok. Questo gioco porta all'esaurimento, ma hai assolutamente ragione, purtroppo. Ci ha provato a camperarmi, eh. Ma dai, madonna, è uscita da... Che palle, cose che escono da fuori lo schermo. Ero troppo avanti. Ero troppo avanti, sì, purtroppo pensavo fosse l'ultimo. Prossima fase? E niente. Non vedo niente. Ci sono le palme in mezzo! Ma ci passano le palme, mi coprono tutto! Ma dai, ma allora! Guardate ste cazzo di palme che passano sotto! Ma che fastidio! Vabbè, easy, easy, ormai è prima fase masterata. Prima fase è masterata, adesso dobbiamo solamente cercare di masterare le altre. Prime due fasi masterate. Ci sta, bene. Ora siamo pronti per procedere. Per procedere davvero. Devo prendere il tempismo di questo attacco con gli occhietti. Beh, se io lo attiro tipo qui. No. Ma questa fase finirà mai o ce la accogliamo per sempre? No, perché sai, vorrei anche andare avanti. Vai, tutto in faccia al burattino. Sì, così, così, sì. Esattamente, esattamente, burattino di merda. Perché tutta questa aggressività? Non lo so. Sono pronto. Spam. Supera. Supera tutto. Ultima fase. Non so cosa accade. Sono delle mega piramidi volanti brutte. Vabbè, ma che è sta roba? Ma che è? Allora, ci sono tre piramidi ruotanti. Una ha iniziato a sparare raggi dall'occhio e poi c'era lui che spara un raggio sonico in mezzo. Ma minchia. Succedono tante cose. Mamma mia, se succedono tante cose. No, 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 no. This will get red hot. It's on.
prendo danno subito, si rifà. Niente, allora hai deciso di rompermi il cazzo con sta roba qui. Va bene, ma perché non mi fai i gattini o le spade? Mi ha fatto i gattini, effettivamente. Ora, se subisco danno, sono stronzo io. Sì, sì, l'importante è non prendere danni nelle prime fasi, perché sono quelle più semplici. Quindi, appena prendo danno, io restarto, come state vedendo. Non avrebbe neanche senso fare altrimenti. Ok, va che si leva dalle palle. Bravo. Fatto. Allora, adesso bisogna subito far partire la bombona, eh. Bombona, così ci ricarichiamo da subito. E ce lo leviamo subito dalle palle anche lui. Solo che adesso Pinocchio lo facciamo senza bombona. Cazzo, mi stava incastrando, mi ha preso un attimo il panico. Male. È persa, questa è persa. Questa già sappiamo che è persa. Da tanti perri, però ho fuccappato perché mi ha chiuso in cima e non sapevo come evitarlo e niente, infatti mi ha preso. Ragazzi, è così, pian piano si impara tutto. Si impara tutto e si fa. Ma com'è che non l'hai ucciso in tempo? Ma dai, smettila. Che palle. Anche questa fase puoi prendere, cioè puoi evitare di prendere danno tranquillamente. Come tutte, probabilmente, arrivate a una certa. Era da tenere per la fase finale, lo so, però. Mi incastrano. Ci sono così tanti proiettili che a un certo punto devo allontanarmi sempre di più e poi mi trovo incastrato. E quello è il grosso problema. Lo sfondo mi inquieta. Allora, lo sfondo di questa battaglia devo dire che non mi piace. Cioè, questo livello non mi piace, a parte tutto. Perché, boh, cioè, il fatto di aver messo in 3D è particolare, però mi fa strano. Sembra fuori dallo stile del gioco. Qua ho fatto i miracoli.
qualche rischio. Aspetta. Vai. Madonna, che rischio. Guarda lì. Non so io con quale miracolo abbia schivato il fantasma in questo caso, ma ce l'abbiamo fatta. L'importante è quello. E vabbè, niente, ho aspettato 30 anni e mi sono fatto prendere. Peccato. Ancora mi ha incastrato, vedi? Cioè... questa fase mi incastra ogni cazzo di volta. Lo sfondo è un modellino reale che hanno utilizzato per fare questo livello. Ah sì? Ma dai, vai a cagare, su. Allora, due fotocopie. Comunque, anche se l'idea del modellino reale è carina, per me è comunque fuori tema, cioè è strano. Ma dai, basta, su. Quindi praticamente non è un modellino 3D che gira, è un video essenzialmente che hanno fatto. Niente, ragazzi, sono un attimo impedito, scusate, un attimo così. Perché non ce la faccio più? Perché? Perché? Così. Non devo prendere danno, è molto semplice, non si può prendere danno qua. Ovvio, lui ovviamente mi tira... Come lo evitavo? Come lo eviti? Dai! Cioè, il lancio dei gioielli è una roba devastante. Le spade ancora le baiti e poi te ne vai, ci sta. Basta. Dovrei aumentare gli HP sacrificando il danno. Ma guarda che il sacrificio del danno è tosto, è davvero tanto il sacrificio che fai. Ci avevo provato, ma... non mi convinceva l'idea di togliermi tutto quel danno. Sembrava davvero tanto. Dici di provare le bombe, vediamo. Non mi sembra un buon piano, eh. Non mi è sembrato un buon piano. Non mi ci trovo bene. Non so se è il caso di cambiare ora. Praticamente in questo momento sto regredendo. Ma mi incastra ogni cazzo di volta. Ma allora. La forma mini. È vero che c'è sta roba. No, beh. Allora, ragazzi, cioè, ma voi ditemi, in questi casi come fai a schivare tutto? Cioè, una volta che sei lì nell'angolo non scappi. Non è possibile che tu scappi. Vogliamo provare la forma mini? Sì, sei più piccolo, sei più veloce, però... mi ha preso lo stesso. Fammi ste cazzo di spade, basta, dai, fammi le spade.
Te ne cerco anche io per parliare. E poi me ne prendo una dietro nella schiena. Era giusto per sentirmi un po' Giulio Cesare. Volevo fare un cosplay. Ovviamente era tutto voluto. Ok. Ah, l'ho rotto a caso. Figo. No, dai, però dai, mi camperano, ma ti prego. Cosa vuol dire? Niente, dai, ucciditi. Niente. Sta andando tutto di sfiga. Cioè, eravamo arrivati all'ultima fase, easy. Non so perché. Ma... basta, sei lì, lo prendi il danno, non lo schivi più. Ok, diventavo mini e riuscivo, non lo so. Cioè, è una cosa in più da pensare comunque, diventare piccoli per schivare. Dai, oh, ce lo siamo levati. Bene. Al pelo, l'ho fatto alla cieca col coso che mi stava prendendo e con la palma che mi copriva, quindi proprio al pelo. Qua voglio provare a rischiarmela. Ok, ho schivato diventando mini, in questo caso. È stato figo, devo dire. E sono diventato mini e mi ha preso lo stesso. Com'è che non muori mai tu? Cioè... dai, però... Ma vaffanculo. Ma va a cagare. Stavo aspettando di lanciare la bomba a Pinocchio. Così però non ci arrivo mai con Pinocchio, cioè. E niente. Ok, sì, questo lo devo schivare diventando mini. Apparentemente è la cosa migliore. Più che per la dimensione e la velocità. Però, Cuphead, vai anche a fanculo. Cioè, dico una cosa buona e mi becco subito il colpo in faccia. Non mi dai mai il tempo un attimo di far sembrare che abbia imparato a fare qualcosa. Sarà una lunga serata, vero? Ah, però se devo lamentarmi di una cosa fatta, non dico male, ma che non mi piace, posso solo lamentarmi delle palme in mezzo ai coglioni. Per il resto, tipo qua, sono stato lento io. Infatti questo è un altro tentativo perso, ve lo dico. Va bene! Va bene! Non puoi uscirmi da fuori lo schermo! Non puoi! Ma... io come faccio a sapere che mi arriva un gatto volante da dietro la schiena? Da fuori lo schermo, come posso prevederlo? Dai, su!
Ecco, bravo, levati dal cazzo. Maledetto, infame, che non sei altro. Che pelo, che pelo. Che pelo. Questa volta non me la rischio. Se posso eliminarlo in fretta, ci proviamo. Eliminato in fretta un parolone, cioè ci sto mettendo 30 anni uguale. Siamo full vita, ma ora c'è Pinocchio che... Vediamo. Dai Pino, fai il bravo, eh. Faccia il bravo, Pino. Vai Pino, beccati questo in faccia. Ok, qui diventare piccolo è stato effettivamente importante, devo ammetterlo. Ti prego. No, è esploso con l'attacco. È esploso con l'attacco, non so se ha funzionato, invece ha funzionato! Full vita! Full vita! Succala, succala tutta! Cazzo di genio! Il mio terzo desiderio, genio, è che me la devi succare, me la devi. Cioè, ma la A, per prendere più dell'A, che cazzo devo fare, scusami? Devo vendere l'anima al diavolo, farla in hardcore, non lo so. Bene. Quando impari un livello, lo fai. L'ho imparato fin troppo bene in questo caso, forse. Allora, l'ultima fase è stata meno difficile del previsto, alla fine. Meno di 2 minuti per la S? Sì, vabbè. Se la può tenere. Allora, adesso potremmo gioire. E invece no, perché andiamo subito a romperci il cazzo. A duello al caramello. Vi ricordate questa roba? È quella dove ci avevo perso più tempo? Perché non mi ricordo i tasti, ok, così. No, calmi. Calmi, qua non sono più l'aeroplanino, qua è una cosa diversa. Devo ricordarmi bene i tasti e tutto. Anzi, sapete che cosa? Sto sbagliando, non devo restartare. Perché tanto mi devo ricordare bene tutto prima. Quindi devo reimpararlo bene. Devo abituarmi. Quindi non si restarta niente, si fa. Si fa e basta per ora. Ci sta a restartare se prendi danno all'inizio, perché l'altra volta ero arrivato già alla fase finale, però in questo caso... No, Mr. Sborra! L'incubo di ogni bambino. No, ragazzi, Mr. Sborra è una cosa... È brutto, Mr. Sborra. È brutto, Mr. Sborra è brutto. Lui si schianta per terra e sborra ovunque. È un disastro. Invece sto qui sembra... è un cretino, sto qui. È proprio un cretino. Tanto esce Mr. Sborra.
Ma tu pensi che non lo sappia che sei tu? Bastardo di un vigliacco. Con i soldatini pure. Devo capire bene come schivarlo sto infame. Lui mi piace, lui è prevedibile. Figa. Oh, non l'avessi mai detto, non posso mai dire niente. Appena parlo succede l'inverso. Cioè, perché comunque ha il suo pattern, però in questo caso mi stanno sparando addosso di tutto, quindi... Sì, sì, devo star zitto, lo so, ragazzi, devo star zitto. Allora, è molto semplice la questione. Vedo che mi tira una cosa, salto per schivare. No, non è un proiettile. Si ferma sul posto e inizia a rotolare lì. E io come cazzo faccio a saperlo? Finché non lo provo sulla mia pelle? Non lo so. Non lo so. Devo colpire la tipa, non il castello. Ma il danno lo prendeva lo stesso, eh. Poi se gli faccio più danno a lei, non lo so. Perché fosse facile. Tanto adesso esce Sborraman. Esce Sborraman. No, vabbè, anche lui non è che mi faccia contento, eh. Ma sta cosa che escono i fagiolini dal castello è una merda, perché io comunque per schivare a volte devo andare lì, quindi... Ecco. A volte devo andare lì e mi spone in faccia, cioè non... Che palle. Ecco, allora, lui beccato all'inizio mi piace già di più, perché almeno è da solo, non rompe le palle. Eccessivamente. Certo. Questo danno che ho preso, che mi serve più vita, non ne ho dubbi. Non ho assolutamente dubbi. Hai ragione tu. Ma lui è un bastardo. Cioè non c'è modo di schivarlo in maniera efficace quando ti fa così. Non capisco. Non capisco come fare. Sì, magari girati anche, no, certo, se vuoi. Dai che esce Sborraman sicuro. Sono già pronto, guarda. Ah no, c'è il mio amico Scemotto. Ecco, ecco. Proprio nell'angolino dello schermo è andato a prendere. Sto infame schifoso. Prego, esplodi e basta. Dai. Dai, dammi il bombolone, dammi... Bravo, bravo il bombolone, bravo. Il bombolone, il bombolone. No, non ce l'ho ancora il bombolone, non è vero. Ora.
Non so manco che cosa io abbia sparato, onestamente. Una vita sola, una vita sola. Vaffanculo, va. Ma dai, ma dai. Ma dai. Ma ero lontanissimo nonostante tutto. Ah, va bene. C'è un modo per avere 4 vite e danno normale. Allora. Probabilmente sì. Però come? Non lo so. Perché io attualmente ho... sparo A, sparo B ed è un conto. La super... ho raggio energetico, vabbè. E poi ho il quadro aggiuntivo e la bomba fumogena. Ah, devo shoppare il DLC. Cioè, quindi posso avere il plus a pagamento. Eh no, cosa vuol dire? No, non ci sta, non ci sta. Poi magari un giorno lo prendo il DLC, se ci andrà di farlo. Però al momento non l'ho, non è che lo shoppo per avere il vantaggino, dai, che vuol dire? Anzi, sapere che c'è sta cosa fa abbastanza schifo. No, killami, killami. Ho iniziato male. È un po', sì, è un po' pay to win. Cioè, se davvero è un oggetto del DLC che ti dà vita e ti mantiene il danno, è un po' una merdina. Ci rimango anche un po' male, non pensavo. Comunque è un gioco famoso per il tryhard che devi fare. Non voglio che me lo semplifichi. Bello. Non è un oggetto, non lo so cos'è, me l'avete detto voi, quindi io ascolto voi. Ma scusa, ma come cazzo ho fatto a prendermi qua? Mi ha spawnato un coso in faccia, mi sa. Mi ha per forza spawnato un coso in faccia. No. Per forza. Un nuovo personaggio, vabbè, che merdata, no? Non mi interessa, ragazzi, non mi interessa. Piuttosto, se non ce la faccio, quitto il gioco, piuttosto. Basta, qua dobbiamo far sul serio, basta cazzate. Allora, lui incontrato subito non è buono, perché è uno di quelli che mi sembrano più fattibili, più ordinati, mettiamola così. Quindi lo preferisco incontrare più avanti, se proprio. Vediamo chi esce. Sborraman. No, lui. Il waffle nazionale. Sì, ma prendere danno così, no, non ci sta. Devo dire che non ci stava. Non ci stava. Polverizzato lui, perfetto. Vabbè. È così, è così.
Vabbè, ho preso un danno, dai, ci può stare. Vediamo cosa esce. Allora, ti dirò. C'è di peggio. Ora c'è un po' di casino schermo, però, arriva. Appunto. Ma dai, ma davvero... Davvero tutto lo spazio che c'era, lo scatto mi ha dovuto mettere lì, addosso. Vabbè. Vaffanculo. Niente. Se girano bene diventa più semplice. Però a prescindere, almeno col primo non devi subire danno, perché sennò davvero diventa inutile. Quindi lui a posto. Vediamo il secondo. Porca puttana. Ma cioè il problema è che io devo schivarlo, però mi spone i cosi addosso. Cioè lui attacca un'area troppo grande. Però lui al primo turno è perfetto. Il primo turno è perfetto. Te lo togli subito senza troppi problemi. Perfetto. Perché lui spona i cosi, no? Spona i... Non so che cosa siano lì. I caramellini piccoli. E... Si vede che me li spona addosso. Tipo qui. Qua gli ho fatto il filo. Me li spona addosso e niente. Sto sempre lì. Dovrei usare più la piattaforma. Il problema è che lui salta. Quando salta mi mette un attimo in difficoltà la cosa. Se esce adesso siamo spacciati. Ma dai, su. Ma che meme. Vedete, la piattaforma l'ho usata. A me sto già colpendo la tipa ora. Ma sono... No, forse no. Sembra soffrire tantissimo quando si divide, comunque. Non so se avete notato. Via. Dai, il waffle lo preferisco a Mr. Sborrino. È molto più prevedibile, per quanto il suo attacco prenda un'area gigantesca. E niente. Anche questa volta potrei aver già facappato. Sempre per schivare i piccolini che escono. Dai, mandami lo sputapalline, su. Mandami... Ma vai a fare in culo! Sprecato l'attacco quello attaccoso.
La cosa che ho capito è che se lo schivo un po' più tardi riesco a prendere meno. Vaffanculo. Cosa esce? Dai, ma ogni volta me lo fai, sto scherzo! Cioè, pure in ultima fase me lo devo beccare, sto stronzo. Va, vai sulla piattaforma, va, che bella idea. Subito mi ha preso, subito. Capito, è un po' più... Cioè... Ero quasi alla fine anche. Però... casino, un casino. Poi ci arrivo ancora troppo poco alla fase finale per essere pronto a farlo. Il Tommy, grazie per i 6 mesi, bentornato. Ci arrivo così... Dopo così tanto tempo che già me la sono dimenticata la prossima volta. Potrebbe essere buono, ma dipende anche da quanto, appunto, da quanto casino mi accumula schermo sta situazione. Quando iniziano a spararmi, a spawnare cose e tutto, diventa subito un casino, molto in fretta. Non ci credo, cioè ragazzi, ho preso danno mentre lo colpivo. Vabbè. Da, madonna, ma mi ero appena ricomposto dall'attacco speciale, ma non mi dà neanche il tempo di alzarmi. Non ho avuto neanche il tempo di spostarmi qui. Mio Dio. Che cattiveria, incredibile sto livello. Ragazzi, qualsiasi mostro esca, dobbiamo essere pronti a andare fino in fondo. O così o non ce la faremo mai. Vada come vada. Anche fosse Mr. Sborra all'ultimo. È così.
Certo, prendere danno qui è davvero un peccato. Ancora tu, eh? Che situazione fastidiosa. Sono saltato sulle nuvolette. Come sta la mandibola, amico mio? Che cazzo mi ha colpito che era morto? Ragazzi, ma che cazzo mi ha colpito? Ma ha colpito una roba senza che si vedesse. Ma che palle sta roba? Ogni volta. Vabbè. Mi sono preso la schivata quella fantasma. Poi ogni volta che respawno addosso a qualcuno. Cosa l'ho presa a fare allora? Eh sì, la grafica del livello ha coperto l'hit che ho preso. Boh. Dai, vediamo. Ma escono sempre gli stessi? Com'è sta cosa? No, no. Perché? Perché mi faccio questo? È il destino. Devo sempre prendere un hit in seconda fase. Questo è il destino. Ma ragazzi, ma davvero, cioè, finisco l'attacco e ho la testa già spawnata addosso. Ma non mi sembra una roba molto normale sta cosa. E muoio di nuovo dietro la grafica. Allora, sta diventando frustrante, devo dire, perché continuo a prendere dei danni in modi parecchio frustranti, ingiusti. E la bomba dopo, può essere un'idea. Può essere un'idea che me la trattengo un attimo. Il crano è più facile. Il crano l'ho provato pochissimo, quindi non so.
Ma non è questione che sia più semplice o meno, è che li devo fare, cioè. Quindi prima o poi. Dai, mandamene uno semplice, non Mr. Sborra, su. Ma io lo sapevo già tanto, lo sapevo. Secondo te non lo sapevo. Ecco. Cioè, ragazzi, lui all'ultima fase è impossibile. Cioè, lo schermo c'è roba ovunque. Non è fattibile. Lui e il waffle all'ultima fase è una roba fuori di testa. Si gode. Non si gode più. No, 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 dai. No. No, no, ma io non entro mai nel panico a schivare i nemici, figurati. È una roba che non ho spazio, cioè. Quando esce lui, e non, se non è in prima fase, mi tolgono gli spazi. Cioè, ormai qua so com'è, so che qua, dove colpisce si fa, no? Però nelle altre fasi... Ecco, infatti, trovarlo... dai, vaffare in culo... allora non posso mai dire niente, che subito prendo danno ogni cazzo di cosa che dico. Lo devo trovare in prima fase e farlo pulito, perché almeno me lo levo e sono contento. Infatti ho sprecato un'occasione adesso. Però bisogna essere concentrati per fare le cose. Ricordatevi sempre che quando ci avete giocato, se ci avete giocato, non stavate commentando nel mentre. È una cosa in più da tenere d'occhio. Qua devo studiarmi bene il tempismo dei fagiolini. Capita mai più, così non mi capita mai più. Full vita alla fine. No! Sono troppo in alto. No, ragazzi. No, non ci... No, dai, non ci posso credere. Non ci posso credere. Ero troppo in là. No, devo spararlo subito. È stata una cazzata. Devo spararlo subito e poi resistere. È stata una gran cazzata. E diventa solo peggio poi. Diventa solo peggio. L'avevo presa lo stesso.
Boh, non lo so. Sì, ma poi mi ha fatto 3 danni in 2 secondi, cioè. Il drifting come va? Il drifting ogni tanto mi gira a sinistra. Diciamo che in questi livelli non ci sto facendo molto caso. Dava molto fastidio in altri casi. Adesso me l'ha letteralmente appena fatto. Non so se si è notato che per un attimo si è girato il personaggio a sinistra. Nel senso, si è girato a caso. Se li giro io è ovvio, no? Lui è fattibilissimo se tua madre è puttana. Niente, ragazzi, stavo parlando, ho preso danno. È così, è la regola, è la regola. Dai, uccidimi, basta. È fattibilissimo se esplode non al centro. Se esplode al centro è un disastro. Povera mamma cioccolata. Vabbè, comunque. Da, madonna, madonna, che palle. Mamma cioccolata è un po', secondo me, è un po' una signora dei facili costumi, perché comunque c'è chi la mescola con la vaniglia, il cacao aggiuntivo per farlo fondente, il latte, quindi insomma, sì, secondo me ci sta che quello che ho detto potrebbe avere un riscontro anche in termini di lore, diciamo così. Intanto Nuke regala la sub Everlasting Storm, grazie Nuke. Quello è un waffle. Beh, sua madre è puttana, non è che, cioè, cosa c'entra che è un waffle? Ha anche degli occhi e una bocca, quindi è un essere vivente, avrà una mamma, cioè. Non è che mi metto a insultare il waffle a colazione, eh. Nel senso. Poi guarda che faccia da culo che c'ha. Non sta molto bene uno che si frammenta in questo modo. Mamma mia. Non posso neanche andare avanti tutta sera, che ho da fare dopo. Dai, se poi mi blocco, non lo faccio più, perché la prossima volta devo ripartire da capo. Se no, non è che mi ricordo tutto. Dai, vediamo chi è il terzo. Ci sta. Me lo accollo. No.
sta cosa che ti spona la testina addosso è davvero una merda comunque, cioè non vuol dire proprio niente. No, non ci sta, non ci sta. Non ci sta, il primo danno non ci sta, non ha senso. Non ci sta. Perché sì, allora gli dai il colpo finale, dici, lo fai fuori così, però io non so quando è vicino il colpo finale. Non lo so. Cioè, la testina che ti spona in culo non ci sta come cosa. Va bene. Uno dei più semplici ce lo siamo già giocati. Non ci posso credere. Waffle alla fine. Il waffle alla fine, ragazzi. Il gioco ha deciso che io non sono degno di finire. Mai fatta una schivata così incredibile in vita mia, penso. Vabbè, ho capito. L'ho anche saltato il primo, ma torna indietro. Che cazzo, dai. Cioè, delle robe sono proprio irragionevoli, santo cielo. Niente, così. Così, è così. Spari l'attacco finale e prendi danno. Perché la testa ti rotola sotto, si campera dove sei tu. Come cazzo faccio? Non so, non ho idea di come fare sta cosa. Sì, adesso magari proviamo un altro livello, se volete, però... Cioè, è una roba inconcludente così. Giusto che mi può anche volare addosso. No!
No, ha driftato! Ha driftato a sinistra! Ma dai! Ma non è possibile però vivere così! Ma ha driftato il controller a sinistra! E niente! Ma dai! Ma si può! Ma si può, ragazzi! Basta, basta, non c'ho più voglia di provarci. Sai che tento l'ultima... Cioè, allora, l'ultima fase è l'ultima volta, nel senso. Cioè, ormai anche l'idea di arrivare con tutti gli HP alla fine, no? Sembra una cosa incredibile. Non è incredibile, l'abbiamo già fatto diverse volte, non cambia una sega perché li perdi in un attimo, cioè. Vabbè, niente, siamo abbonati ormai, siamo abbonati, ho capito. Tutto insieme m'han fatto. M'han sparato tutto insieme, incredibile. Girati, smettila di driftare, smettila subito. Ma dai. Mi sono tippato sulla palla. Mamma mia. Dai, ci sto prendendo un po' la mano su a fare sta merdata, eh. Un pochino ci sto prendendo la mano. Però, mio Dio, mi ha preso il panico che continuava a girarsi a sinistra da solo il bastardo. Mi ha messo proprio il panico addosso sta cosa. Ho trovato una tecnica per schivarlo qui. Saltando e facendo lo scatto nel giusto momento ero riuscito a schivarlo. E poi ovviamente mentre parlo della soluzione trovata prendo subito danno, perché la tradizione vuole ciò. Allora, la cosa della mira che mira da solo potrebbe essere una buona soluzione. Ci stavo anche pensando, infatti. Niente, la mia soluzione per schivarlo non ha funzionato stavolta. Abbiamo visto che c'era un attacco selezionabile che appunto mira da solo. Potrebbe essere una cosa interessante, sì. Ti concentri sulla schivata. Tanto spari. Possiamo provare. Adesso questa la facciamo così, ovviamente.
cosa mi ha colpito, dai, che cosa mi ha colpito, che cosa mi ha colpito. Ma dai, su. Ma basta. Qui, cioè, come facevo a schivarlo, dai. Si sborra? No. Certo, lui ci aspetta per la fine. Palese. Mister Sborra, sono pronto. Ecco. È una garanzia lui, è una garanzia. Com'è che mi ha preso uguale? Come cazzo mi ha preso uguale? Dai, smettiamoli di dire stupidate. Qua non ho letteralmente speranze. Oh! Ho capito che posso... Posso perriare la caramella che rotola giù. Quella che c'è ora in basso a sinistra, la posso perriare. L'ho fatto per sbaglio, ma l'ho perriata. Certo, tanto non posso sparare l'attacco finale perché sennò mi colpisce a prescindere. Quindi... È un'informazione che non so bene cosa farmene, ok. Beh, ragazzi, ormai resto qui. Tra massimo 10 minuti switcho al server, che dobbiamo andare a vedere l'update del server, quindi non ho più tempo, purtroppo. E non avrebbe senso fare altro. Sto qui. Ci proviamo fino all'ultimo. Se tu sei qui ora, mi promette bene. Promette bene per niente. Eccolo! Uno dei due più grandi merdoni della storia. Il vile Waffle. Tutti lo conoscono per essere un vile, ma tutti conoscono sua madre soprattutto. Nel mondo delle caramelle ha dato la prima dolcezza a molti... A molti confetti. Niente.
Vorrei provare ad arrivare alla fine con tutte le vite. Lo so, è un'utopia, ma con qualche consapevolezza in più vorrei vedere come me la cavo. Via, subito, non perdiamo tempo. Mister, no. Girello pazzo. Mariello il girello. Cazzo. Direi buono avere Waffle ora, non fosse che è palese che dopo mi esce Mr. Sborra all'ultimo. È un destino già scritto. Ma perché ho saltato? Perché? Perché ho saltato? Perché? Tua mamma si fa farcire di crema pasticcera perché è una brioche, te lo ripeto. No, non è una di quelle brioche fresche al burro. È una brioche di quelle confezionate, posse, che sanno di chimica. Quelle che fanno schifo. Questa è la verità, Mr. Waffle. Secondo me sei anche parente di quell'altro. Ma era finita! Ma che cazzo fai? Era finita! Ma che vuol dire? Ma dai, vaffanculo! Era finita, ragazzi, era finita, ma ha sparato lo stesso! Ma che cazzo vuol dire? Così, all'improvviso, si è deciso che fallo il colpo extra, non l'ha mai fatto? Mamma mia, che roba! Ero con tutte e tre le vite, ovviamente. Ma che è, a quante ore sei su sto boss? Ragazzi, ma che ore? Non esageriamo adesso. Ah, vabbè, ma ci credo che ci ha messo giorni, ci sta, però è proprio questione che ci siamo anche vicinissimi, questo mi fa proprio incazzare. È proprio questione di poca roba.
perché non muore mai? Oh, minchia. Allora, lui dovrebbe essere facilissimo, però se mi sparano intanto 10.000 cose diverse. Guarda, guarda, guarda. Ma che... perché? Ma lasciami stare! Mi sono fatto pure colpire! Sono pure stronzo io! Ma cos'è sta cosa che all'improvviso... non l'ha mai fatto? All'improvviso ora mi colpisce anche... E dai, su... Così, all'improvviso mi colpisce oltre la fine. Niente. Quindi d'ora in poi dobbiamo tenere presente che... che il gioco ha deciso di aggiungere questa, questo particolare. Cioè, sto continuando ad arrivare alla fase finale e a buttarla nel cesso. Potevano spawnarmi il fagiolino in faccia. Ragazzi, devo fare la fase finale un'ultima volta, se no non stacco col sorriso. Mi dispiace. Poi giuro che vado sul server, ma... ti consiglio due cuori e il boomerang per sto boss. Cioè, mi consigli di farlo poi, praticamente. Non so cosa sia il boomerang, non so come ottenere altri cuori. Senza rinunciare al danno, che comunque non mi piace come idea. Effettivamente... ah, non devo parlare, ragazzi. Non devo parlare. Stavo dicendo, effettivamente l'idea di farlo poi non è così malvagia. Se posso potenziarmi più avanti e tornare. Guarda, ho capito. Guarda, non perdiamo tempo. Sì, ce l'avevo quasi fatta con quello che ho ora. Però mi sento effettivamente abbastanza limitato nelle mie possibilità. Al momento. Sapevo di prendere danno, sapevo. Perché c'era il cazzo di fagiolo, lontano un metro, non potevo fare lo scatto. Già sapevo che sarebbe successo. Che è successo? Era rimasta lit da prima. Ah no, il problema è la fase finale del boss. Gli altri non sono un problema. In qualche modo ci si arriva alla fine, al finale. Sono anche arrivato full vita. Però la fase finale è davvero una roba strana.
Il terzo sarà il waffle. Già lo so, però qua ho preso danno. Speriamo neanche il problema. Vediamo quale bastardo esce. Forse qui ho fatto davvero troppo presto. Se ci arrivo con 3KP lo faccio, ragazzi, ve lo giuro. Se ci arrivo con 3KP adesso lo faccio. Cioè, con il Perry così è una roba... è fatta. È fatta. Però non ho più tempo. Che è quello che mi fa incazzare. Adesso sono davvero... sono in ritardo. Se ci arrivo ora con 3KP, secondo me riesco a farlo. Perché la testina di merda la schiviamo. Il più delle volte. L'attacco glielo devo sparare all'inizio, al momento giusto, che non era ancora questo. E poi il caramellone che rotola, facciamo il Perry. Quando despona la testina rotolante, gli sparo il razzo. E si fa. Per me si fa. Arrivarci con tre, lo so. Dai, faccio l'ultimo try. Ma tanto finisce malissimo. È arrivare con 3 HP il problema. Già arrivarci con 2 HP comunque è un passo in avanti, se dovessimo farcela. Vediamo ma chi c'è. No, no, ragazzi, sono un cretino. Sono un cretino qua io. C'è molto da fare. Basta. Basta.
Ho fatto una cagata. Dai, basta, basta, basta. Se no, non finiamo più. Devo andare sul server, basta, ragazzi. Prossima volta. Solo che vi avviso, la prossima volta ci riproveremo. Ma comincerò. Che dovrò un attimo riprenderci la mano, perché così, così in fondo non ci arrivo subito.